al 24 ottobre parte sotto costo da Expert Gruppo Somma. Smart TV LG 65 pollici 4K in sotto costo a 599 euro. Notebook Lenovo con scheda grafica 2G dedicata in sotto costo a 499 euro. Huawei P30 Lite in sotto costo a 279 euro. Lavatrice Candy 10 kg in sotto costo a 299 euro. E solo da noi paghi in 20 mesi a tasso zero prima rata a gennaio 2020. Expert Gruppo Somma, gli esperti siamo noi. Ci facciamo i complimenti per questa terza vittoria in quattro partite e questo successo dove abbiamo visto di tutto, si è sofferto alla fine come deve fare una grande squadra, come ha dimostrato di essere oggi la Juve Stabia, si è fatto una grande partita la squadra, hanno giocato bene tutti coloro che giocavano quasi per la prima volta oggi. Possiamo dire un bilancio su questa partita, ce lo puoi fare subito. Bilancio molto positivo. Molto positivo perché vinci contro una grande squadra facendo una grandissima partita, dopo una partita non bella fatta con lo Spezia, la squadra l'ha capito subito che non è quella la strada per affrontare un campionato di Serie B, ma la strada al di là del risultato finale, la strada per affrontare un campionato difficile come la Serie B è questa, l'attenzione, la voglia di lottare palla su palla, lottare da gruppo, lottare veramente dal primo all'ultimo minuto. Questo è quello che voglio della squadra, ripeto, al di là del risultato, perché il risultato poi secondo me è una conseguenza a delle prestazioni che fai partita dopo partita, quindi noi dobbiamo ripartire da qui, non siamo una grande squadra, siamo una squadra che deve lottare come abbiamo fatto oggi, non è una squadra di brocchi. E soprattutto, siccome poi vengono sempre travisate le parole, io non ho mai detto, quando faccio i complimenti alla squadra li faccio, quando devo fare un appunto, nel senso che sabato non mi è piaciuto l'atteggiamento, non è una critica o scaricare la colpa sulla squadra, perché ho anche detto che il primo responsabile sono io, quindi io mi assumo prima delle colpe di tutti. Poi se andiamo ad analizzare la partita vi dico che sabato non mi è piaciuto l'atteggiamento, non vado, io se devo dire una cosa alla squadra, e la dico nello spogliatoio, non vado a dirla, qualsiasi cosa, io analizzo la partita, sabato non mi è piaciuto, oggi è stata fatta una grandissima partita e faccio i complimenti a tutta la squadra, ma soprattutto a chi ha giocato di meno, tipo Fazio, Tonucci, Melara, Carlini, Ricci, gli altri bene o male hanno sempre giocato, hanno fatto più partite rispetto a questi cinque elementi, farsi trovare pronti non è mai facile, soprattutto quando cambi tanto. Quando devi fare del turnover, sono molto soddisfatto di come hanno risposto i calciatori, è quello che voglio di ogni singolo calciatore quando viene chiamato in causa. Ecco, proprio come dicevi tu, adesso avrai dei bei capi, però sono belli perché appunto ci sono questi calciatori che hai elencato che ti hanno dimostrato di poter essere pronti adesso, però possiamo dire adesso per questo campionato, saranno utili sicuramente alla causa. Adesso si va a Livorno, no? Già mi proietto un po' avanti, con un Malamo in meno, ancora una volta espulso, un po' come a Perugia, un po' troppo frettolosamente dall'arbitro. Ecco, tuo pensiero su un po' questi concetti. No, non si possono fare gli errori. Gli errori che mi fanno arrabbiare sono più quelli magari Germoni. Di Germoni. Questo purtroppo non diamo la croce addosso al ragazzino che... No, ma io dicevo, è l'arbitro che come a Perugia forse poteva, sì, pure attendere. Poteva sicuramente, a mio avviso due gialli così molto velocemente non è bello, però ha visto così l'arbitro, pazienza. Non bisogna, lasciamolo tranquillo Malamo, purtroppo sa di aver commesso un errore, al di là che può essere un errore dell'arbitro, però sa che deve essere meno irruento, però purtroppo la giovane età ti porta anche a questo, quindi... Ma li avevi messi 5 ammoniti in 8 minuti, gli ultimi 8 minuti, non so, sembrava uno sbandieratore l'arbitro. No, io non vedo cosa fa l'arbitro, perché sinceramente non ho neanche... No. Mi preoccupo a fare, la faccio pure io la partita insieme ai ragazzi, quindi mi preoccupo a vedere altro. Io c'ho un quarto uomo che mi dice sempre di stare dentro l'area tecnica, però al di là di tutto adesso godiamoci questa bellissima vittoria, però da domani iniziamo a pensare alla prossima e pensare che dobbiamo continuare a lavorare ed approcciare soprattutto le partite in questo modo. Ecco Fabio, oggi il Mente era di nuovo pieno di persone, pieno di gente, è stato di nuovo ripopolato dopo i vari programmi dei giorni scorsi. E seconda domanda, Canotto come sta? Abbiamo visto zoppicare a fine partita. No, Canotto c'ha solo un po' di crampi perché ha speso tantissimo,
e quindi nessun problema fisico, fortunatamente. Per quanto riguarda il mente, io il mio modo di vedere, secondo me la Serie B dovrebbe essere sempre pieno il campo. Lo stadio deve essere sempre pieno di spettatori a incitare la squadra al di là della classifica, perché la Serie B è un bene comune. Quindi più gente viene allo stadio, più carica gli dà, ragazzi. Non bisogna riempire lo stadio quando le cose vanno bene. Anzi, a mio avviso, anche quando le cose, soprattutto quando le cose vanno male, dovrebbe essere sempre pieno per far sentire la vicinanza dei giocatori nei momenti di difficoltà. Io l'ho visto parecchie volte pieno, mi auguro che sia sempre pieno perché, ripeto, per i calciatori può essere una rana in più e anche e soprattutto per gli avversari può essere importante, perché vedere lo stadio pieno condiziona un po' tutti, può condizionare l'arbitro, può condizionare soprattutto i calciatori, soprattutto se nella squadra avversaria magari può trovare anche qualche giovane. Vedere lo stadio pieno, che magari nella prima palla ti fischia, fa sicuramente un altro effetto. Mister, ora c'è il match di Livorno per completare questo trittico in 7 giorni, come lo preparerai e soprattutto che cosa ci dobbiamo aspettare? Oggi il modulo era 4-2-3-1 di nuovo? Non lo so. No, te lo chiedo. 5-5-5. Te lo chiedo, ormai è un gioco che facciamo ad ogni partita, no? Sì, ma ripeto, i moduli, sì, era un 4-2-3-1, i moduli. È l'atteggiamento, non ti piace, l'atteggiamento. No, è l'atteggiamento che ha avuto la squadra quando va a pressare in avanti e non si preoccupa, perché noi abbiamo, a volte abbiamo un concetto che pensiamo che correndo all'indietro magari copriamo di più la porta. A mio avviso è il contrario: se tu corri in avanti e metti fretta all'avversario e soprattutto vai a pressare in avanti. Noi dobbiamo essere bravi a fare sempre questo. Capisco, in alcune partite non ce la fai, però il concetto deve essere questo: dobbiamo andare a pressare in avanti e cercare di far velocizzare la giocata agli avversari, perché in Serie B quasi tutti hanno giocatori tecnici. Se ti metti ad aspettare la soluzione, riescono a trovarla. Se tu gli metti fretta al portatore di palla, qualche difficoltà è come succede a noi. Se fai giocare libero Calò, per citarne solo uno che è tecnicamente un giocatore valido, lui riesce a metterti la palla anche a 40-50 metri e la squadra avversaria con palla libera si abbassa. Se vengono ad aggredire, le difficoltà le troveremo anche noi. Quindi noi dobbiamo essere bravi a trovare la soluzione alle difficoltà. Possiamo dire che Ricci e soprattutto Carlini si sono guadagnati il posto con quell'ingresso in campo alla Spezia con la giusta determinazione? Sì, perché sono entrati bene, sì perché si allenano bene come gli altri, sì perché guardo tanto gli allenamenti. Io questa mattina avevo un'altra formazione in testa, dopo delle valutazioni che fai anche a sensazioni e valutazioni che vede anche qualche calciatore nella rifinitura che non lo vedevo bene, e ho deciso di cambiare 2 giocatori. Questa mattina nella rifinitura ho cambiato 2 uomini all'ultimo, quindi ho deciso di cambiare, perché poi alla fine l'allenatore credo che debba andare anche a sensazione. Io la sensazione era di far giocare determinati calciatori e l'ho fatto. Ecco, 2 dati possiamo analizzare su questa partita. 2 dati, uno simpatico: quando segna Forte e Canotto la vittoria arriva sempre, perché in tutte e 3 volte hanno segnato entrambi. È un dato invece un po' che non abbiamo piace da... ecco. Purtroppo, solo a Perugia, sì, purtroppo le difficoltà e le qualità delle squadre avversarie sono evidenti, lo vediamo. Le squadre avversarie hanno anche delle qualità, come ce l'abbiamo noi, c'è anche le altre squadre, le squadre avversarie. Dobbiamo essere ancora più bravi, perché lo voglio rivedere il gol, ma quando, ritornando al fatto di non andare a pressare al portatore palla, è stata messa una palla in mezzo, abbiamo ora adesso così velocemente, credo abbiamo perso l'uomo in aria, sì. E poi con un passaggio hanno trovato Galano da solo in aria. Musellato ha fatto il cross per Galano al centro dell'area. Noi dobbiamo essere bravi e soprattutto lavorare, perché l'unica cosa che possiamo fare è solo lavorare, correggere gli errori, cercare di non farli più, però ripeto, questo è quello che voglio della mia squadra.
E su un altro aspetto, sui tiri da fuori, stai pensando di inventarti qualcosa, di far esercitare anche i calciatori? Perché mentre le altre squadre avversarie ci provano, forse noi, ecco, oggi ci abbiamo parlato con Fazio, la Juventus ci ha parlato con Fazio, con Calò qualche volta, però c'è poco questo tentativo di beccare il gol dalla distanza, si cerca di giocare fino a fine quasi in porta. Ma è anche la caratteristica dei calciatori. Non puoi fare... No, sì, sì, ma noi lavoriamo. Noi lavoriamo e i ragazzi lavorano veramente tanto. Non dobbiamo essere più cattivi sotto porta, ma i ragazzi lavorano già. E lo stesso Canotto sta cercando di migliorare anche sui tagli che continua a fare. Bisogna, sicuramente questo è un fattore che a noi, a differenza delle altre squadre, arriviamo poco col tiro da fuori area. Ci lavoreremo anche su questo. Okay.